La nostra mobilità sta diventando sempre più diversificata e non è sempre facile mantenere un quadro completo. Oggi diamo un'occhiata più da vicino ai cosiddetti sistemi ibridi. I veicoli ibridi hanno almeno due sistemi diversi di accumulo dell'energia e di alimentazione a bordo. Nella maggior parte dei casi si tratta di una combinazione di motore elettrico e a combustione. In fase di propulsione, il motore elettrico lavora in autonomia oppure come supporto per quello a combustione, mentre in fase di frenata funge da generatore per rifornire nuovamente di energia alla batteria. Sembra tutto molto semplice, ma se si guarda più da vicino, si nota che l'alimentazione ibrida è complessa e divisa in molti sistemi diversi. Il microhybrid. Questo sistema start-stop automatico è una tecnologia diffusa già da anni e spegne automaticamente il motore quando si ferma. Questa tecnologia si trova oggi in quasi tutte le nuove auto. Sui modelli più recenti, il generatore di avviamento da 12 V può recuperare energia non appena non viene dato gas. Con questa tecnologia è possibile ottenere un risparmio di carburante fino ad un massimo del circa 10%. Il vantaggio è il modo più conveniente per risparmiare carburante ed emettere meno CO2. Gli svantaggi. La guida puramente elettrica non è possibile e il risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni di CO2 sono limitati. Il mild hybrid. Oltre alla batteria da 12 V, il mild hybrid ha anche una batteria da 48 V nella quale viene immagazzinata l'energia generata durante la marcia. Questa energia supporta il motore a combustione in fase di accensione, avviamento e accelerazione. Successivamente il generatore di avviamento a 48 V viene utilizzato per recuperare la potenza frenante. I vantaggi: un forte supporto elettrico in certe situazioni di guida, un sistema semplice e efficiente per ridurre il consumo di carburante fino ad un massimo del 20% e le emissioni di CO2. Gli svantaggi: la guida puramente elettrica non è possibile e un maggior impegno tecnico, quindi leggero aumento dei costi. Il full hybrid. La variante full hybrid è quella più conosciuta. È considerata full perché permette una guida puramente elettrica, sebbene solo in misura limitata, per lo più si tratta di soli 3 a 4 km circa a bassa velocità. Trae l'energia necessaria dal recupero durante l'avanzamento e la frenata per mezzo di un generatore di avviamento ad alta tensione. I vantaggi. La possibilità di guida puramente elettrica su brevi distanze a bassa velocità. Risparmio di carburante superiore al 20% e minori emissioni di CO2 rispetto a un veicolo con un motore equivalente a combustione, indipendente dall'infrastruttura di ricarica. Gli svantaggi. La guida completamente elettrica è possibile solo su brevi tratti e a bassa velocità. Tecnologia costosa rispetto a un motore a combustione, auto più pesanti a causa dei due sistemi di alimentazione a bordo, un'architettura complessa che combina due potenti motori che possono richiedere una maggiore manutenzione a lungo termine. Il plug-in hybrid. L'alimentazione, spesso abbreviata con la sigla PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, è una tecnologia completamente ibrida con una batteria ricaricabile esternamente. È in grado di viaggiare su brevi e medie distanze fino a circa 50 km, ma un PHEV ha senso solo se la maggior parte dei viaggi è percorso in modo puramente elettrico e sono disponibili stazioni di ricarica. I vantaggi. La guida puramente elettrica è possibile per circa 50 km, di solito sufficiente per i viaggi di ogni giorno. È possibile la ricarica esterna della batteria, favorisce il risparmio di carburante a lungo termine e può approfittare di risparmi fiscali cantonali. Gli svantaggi. Il bilancio energetico è scarso se le auto non sono alimentate da energia elettrica il più possibile e regolarmente caricate. Tecnologia costosa rispetto a un motore a combustione e agli altri sistemi ibridi. Sovrappeso dovuto alla batteria e ai due sistemi di azionamento a bordo che hanno un effetto sul comportamento alla guida. Un'architettura complessa che combina due potenti motori che possono richiedere una maggiore manutenzione a lungo termine.
Da quando emerge da questo confronto tra i diversi sistemi di ibridi, ci sono grandi differenze tra le diverse tecnologie ibride. Rispetto ai modelli con motori a combustione pura, possono contribuire a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Non bisogna però dimenticare che anche i veicoli ibridi, a causa del motore a combustione, emettono ancora gas di scarico tossici che sono nocivi per la nostra salute e per l'ambiente.